Che cosa? C'è qualcuno là sulla strada, sta arrivando. Hai ragione. Chi sarà mai? Boh, magari sarà lui stesso a dircelo. Ciao ragazzi, voi chi siete? Io mi chiamo Davide e ho bisogno di un grande aiuto. Devo parlare col maestro delle parole. Sapete dove posso trovarlo? Ciao, io mi chiamo Pim e lei è mia cugina Pam. Siamo gli aiutanti del grande maestro. Adesso è impegnato nelle sue riflessioni. Ma se aspetti qualche secondo, dovrebbe essere libero per poter parlare con te adesso. Grazie, sapete, ho bisogno di un grande aiuto e so solo che Tobru potrebbe darmelo. Che genere di problema hai? Se vuoi puoi cominciare a raccontarlo a noi. Grazie, siete molto gentili. Sapete, io ho 15 anni e ho terminato il mio obbligo di studi, secondo la legge. Fortunato te, noi abbiamo ancora anni, 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 anni e anni di duro studio. Il problema è che i miei genitori non hanno soldi né per farmi continuare gli studi e né per mantenermi. E quindi io sono costretto a cercare un lavoro. E dove sta il problema? Non sai quanto pagherei io per poter smettere di studiare adesso? Non ti converrebbe, lo studio ti sarà di grande aiuto in futuro. Ma dove sta quindi il tuo problema? Solo nella scelta del lavoro? Non è proprio così, mio padre è un falegname e vorrebbe che io lavorassi con lui. Però io ho un grande sogno del cassetto. Mi piace tantissimo viaggiare e infatti voglio fare l'esploratore. Mi piace visitare il mondo e vedere le sue meraviglie. E dov'è il problema? Beh ragazzi, non è ereditizio. Non potrei aiutare concretamente la mia famiglia. Però è quello che amo. Devo fare una scelta molto difficile perciò. E proprio per questo motivo sono venuto qui. Hai fatto bene. Ah, a proposito, ecco che arriva il saggio Tobru. Eccomi ragazzi. E tu chi sei? Salve maestro Tobru, io come ho già spiegato ai tuoi amici, ho bisogno di un grande aiuto e proprio per questo sono venuto qui da lei. Bene, sono contento della fiducia che mi riservi, ma dimmi questo problema che ti affligge in modo così grave. Bene Davide, penso di aver capito il tuo problema. E pensa di potermi aiutare? Beh, non saprei, ma adesso cerchiamo di trovare una soluzione insieme che possa soddisfare sia te sia tuo padre. Hai presente il significato del verbo scegliere? Sì, perché? Perché per prendere le decisioni corrette bisogna essere consapevoli di ciò che si vuole scegliere e capire come una scelta possa condizionare tutta la nostra vita. Per essere forbiti, la scelta è quel processo mentale di pensiero implicato nel giudizio di valore di diverse opinioni e disposizioni, che si conclude con la selezione di una di esse. Beh, adesso sì che ho capito tutto. Noto nella tua risposta un po' di ironia. Comunque, se ci pensi bene, cos'è che vorresti davvero? Fare l'esploratore, però come faccio a dirlo a mio padre? Beh, secondo me tuo padre capirà che lo vuoi ardentemente e ti permetterà di farlo. Inoltre, potresti cercare una via più graduale per raggiungere quella direzione. Cioè? Secondo me potresti aiutare tuo padre per 6 mesi nel suo lavoro del falegname, lavorando alacremente e con forza di volontà. Mentre negli altri 6 mesi potresti dedicarti liberamente alla tua attività di esploratore. Penso che sia una bellissima idea, grazie. Adesso però devo ritornare a casa. Grazie mille per l'aiuto, le sarò per sempre grato. Ciao. Bene ragazzi, ora troviamoci qualcosa da mangiare. Magari un po' di fragole, un po' di mirtilli. È l'una passata e io ho una fame indescrivibile. Ops, scusate.